Oggi parliamo di stenosi del canale lombare. Sicuramente molti di voi avranno letto qualche volta che un parente anziano ha stenosi, ha una stenosi del canale lombare. Che cosa sta a significare questo termine? Sul referto che trovate abbinato solitamente ad una risonanza, sta a significare restringimento. È un restringimento patologico spesso o parafisiologico, cioè al limite della normalità, del canale vertebrale. Che cos'è il canale vertebrale? Il canale vertebrale è quello spazio che si forma dalla sovrapposizione di varie vertebre. All'interno del canale vertebrale vedete questo cordoncino che viene rappresentato in questo modellino erroneamente. In giallo, questo cordoncino giallo è il midollo spinale. Il midollo spinale è avvolto dalle meningi, che sono tessuto connettivo. E le meningi a loro volta sono bagnate dal liquido cefalorachidiano che garantisce, diciamo, ammortizzazione, evita lo sfregamento del midollo spinale e così via. Ma non ci interessa di questo, ciò che ci interessa è che questo spazio, se si restringe in maniera patologica, fa sì che ci possano essere irritazione prima e compressione del midollo spinale, e questo ha tutta una serie di ripercussioni. Di solito si parla di stenosi del canale lombare. Il canale lombare è mediamente più ampio di quello a livello dorsale. E quando inizia a comparire stenosi, il paziente che cosa avverte? Il paziente avverte una crescente difficoltà nella deambulazione e affaticamento alla colonna lombare. Quindi affaticamento a camminare, quindi viene chiamata sindrome delle vetrine, perché il paziente ogni tanto si deve riposare quando cammina per il centro storico o sul viale e deve iniziare. Fa finta di guardare, di fermarsi per osservare un po' le vetrine, cosa c'è nelle vetrine. In realtà non sta osservando cosa c'è nelle vetrine, senza recupero non gli è possibile più camminare. E inizia a volte a zoppicare, quindi si parla di claudicazione orogena dovuta a problemi da stenosi, diciamo, dovuta a stenosi del canale lombare. Parestesie, cioè formicolio lungo la gamba, questi sono i sintomi classici. Una cosa fondamentale da raccomandare a questi pazienti è non eseguire esercizi o tutorial che si trovano online in estensione lombare, perché siccome si propongono cure generaliste per il mal di schiena, spesso mal di schiena risolvilo semplicemente con le estensioni lombari McKenzie. No, assolutamente no, in questo caso no, perché l'estensione che cosa comporta? L'estensione comporta una incrementato restringimento del canale lombare, quindi un peggioramento della sintomatologia. Perché? Perché l'estensione si abbina ad un parziale, diciamo, a un parziale slittamento anteriore, occlusione posteriore del canale, maggiore compressione. Infatti, uno dei test per la diagnosi della stenosi del canale lombare è il test di Kempf, in cui il paziente, quindi potete vedere già a casa se avete problemi con un anziano che avete, cioè un over 65 di solito si parla di stenosi del canale lombare, o per i giovani quando c'è una spondilolisi e una spondilolistesi grave, cioè uno scivolamento grave, si fa il test di Kempf, estensione, flessione omolaterale, se peggiora il sintomo che avverte, soprattutto alle gambe, probabilmente c'è una stenosi. E quindi che cosa accade? Con un'estensione, quindi questo movimento indietro, si va a occludere, si va a restringere maggiormente e peggiora la sintomatologia. Quindi controindicati esercizi in estensione e mobilizzazioni e manipolazioni, perché la mobilizzazione di una vertebra in possero anteriore, ad esempio, comporta sempre una maggiore estensione della colonna. Quindi si è visto attraverso gli studi di risonanza magnetica funzionale che la mobilizzazione possero anteriore comporta anche estensione della colonna. Come pure manipolazioni o thrust ad alta velocità non servono, possono servire in alcuni casi solo per placare il mal di schiena su gradi di mobilizzazione e basso di movimento per
ridurre, diciamo, semplicemente il dolore lombare. Ciò che invece è altamente raccomandato sono gli esercizi di, diciamo, possiamo chiamarli decompressivi, ma in realtà inflessione lombare, soprattutto in quadrupedia, perché la flessione è associata ad un incremento della, diciamo, del canale. Sono consigliati esercizi, particolari esercizi di rinforzo del core per stabilizzare la colonna e procedure di stabilizzazione con i classici Jibo, diciamo. Queste sono è ciò che è consigliato per i pazienti con stenosi del canale lombare. Quindi no l'estensione, sì la flessione. Poi si devono controllare anche i sintomi associati e se ci sono situazioni associate. È sempre utile in questi casi, lo ricordo, farsi seguire da un fisioterapista esperto in terapia manuale e che sappia, osservare se ci sono in associazione altre situazioni che vanno tenute sott'occhio. Questo è quanto. Per info contatti, conoscete il mio numero, basta trovare Raffaele Tafanelli online, Raffaele Tafanelli, al 328 potete chiamarmi e fissare il vostro appuntamento. Ciao ciao!